è arrivata a portare il suo saluto a Chieti la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone in occasione del Networking Tour, il villaggio allestito al campus dell'Università d'Annunzio dedicato ai giovani per confrontarsi con le tante realtà territoriali al fine di ricevere informazioni e assistenza per trovare lavoro o semplicemente per interagire con le possibilità occupazionali e formative del territorio. Un'iniziativa aperta e gratuita promossa dal Ministro per le Politiche Giovanili in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Carta Giovani Nazionale e in sinergia con gli assessorati alle politiche giovanili, sociali, cultura e sanità del Comune di Chieti, oltre che le realtà del territorio. Ministro, un tour che fa tappa a Chieti per aiutare i giovani, anche coloro che non si formano ma che comunque puntano ad un futuro migliore. L'idea è proprio questa, riuscire a raggiungerli non solo tramite i canali dei social e quelli dei siti istituzionali, che naturalmente hanno un linguaggio che non è esattamente semplice per loro, ma provare a creare un'occasione di incontro per parlare di lavoro, di formazione, di orientamento, presentando dei modelli tramite altri ragazzi che hanno fatto esperienze e tramite i partner che si sono uniti e hanno aderito per venire a presentare come i lavori sono cambiati tramite la digitalizzazione, anche più tradizionali, quali sono le opportunità lavorative, ma anche come predisporre un curriculum, come presentarsi ad un colloquio di lavoro. Sono forse attività molto semplici e concrete, ma che per dei ragazzi che non sanno che strada prendere, che orientamento, su che orientamento indirizzare il proprio percorso, possono essere utili ed importanti. E alla domanda come si possa realmente aiutare i giovani per inserirsi nel mondo del lavoro, la ministra ha così risposto. Sicuramente migliorando quello che è l'incrocio domanda-offerta. Su questo in manovra abbiamo destinato una parte di fondi appositamente per l'ANPAL che segua proprio i ragazzi inattivi, però è chiaro che serve creare dei momenti nei quali il mondo del lavoro e il mondo della scuola si incontrino, soprattutto per i ragazzi che non seguono né un percorso né l'altro, perché il problema degli inattivi è che abbandonano il percorso scolastico, quello lavorativo, non riescono a fare reingresso, quindi creare un'occasione per ingaggiarli, agganciarli, mantenere poi un contatto, un canale di comunicazione tramite gli enti locali, le associazioni giovanili del territorio e creare un'occasione proprio di fare rete, penso che possa essere un modello importante, uno dei punti che abbiamo inserito all'interno del piano inattivi elaborato insieme al Ministero del Lavoro, però è chiaro che è un piccolo passo iniziale su cui occorre ancora investire molto, serve la riforma dell'orientamento scolastico che è connessa al PNRR, serve proseguire quella sugli istituti tecnici che è sempre connessa al PNRR, oltre ad una serie di miglioramenti per quel che riguardano le politiche attive del lavoro. In conclusione, un albero di ulivo in segno di pace è stato consegnato da Coldiretti al sindaco della città di Chieti, Diego Ferrara, che ha promesso lo pianterà in una zona protetta.